Ma hai detto bene, bisogna continuare a vincere, quindi innanzitutto pensare a noi, non pensare più alla Nuseri. La Nuseri abbiamo fatto il nostro dovere, e adesso dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili a quella fine. Poi dopo metteremo il punto e vedremo dove saremo arrivati. Però innanzitutto c'è da pensare partita dopo partita. Ecco, domani abbiamo un'altra partita con il Flaminia che sicuramente verrà qui e non verrà a fare da sparring partner, ecco, diciamo. Verrà a giocarsi le sue carte e quindi sarà a noi dimostrare di avere più volontà e più forza di portare a casa il risultato. E sicuramente i fatti che sono successi ci hanno un po' portato a compattarci, questo è fuori dubbio. Quindi siamo un po', tra virgolette, responsabilizzati, non che prima non lo avevamo fatto, però sicuramente il fatto di stare un po' con l'acqua alla gola sicuramente porta un po' di tensione, ma anche forse quel pizzico di cattiveria, di grinta, di metterci qualcosa in più, ecco. E la proprietà ci crede, come l'ha detto te, ce lo sta dimostrando standoci più vicino possibile. Così come lo stanno facendo i tifosi, perché ci hanno, tra virgolette, contestato, ci può stare perché è giusto, mi mettono nei loro panni e quindi ci sta, fa parte del gioco. E poi sono venuti anche ad incitarci quando c'era da farlo, perché adesso c'era bisogno di compattarsi, lo hanno capito e ci sono stati vicini e ci stanno dando una grossa mano, perché anche loro stanno remando dalla nostra parte e dobbiamo noi continuare su questa strada, cioè la cattiveria e la grinta giusta, la determinazione che poi porta al risultato. Io, Riedi, vivendola al contrario, stando davanti, non sei mai sereno, perché indubbiamente c'hai l'obbligo di vincere. Perché se non vince dietro vincono, è un po' la chiapparella, giochiamo. Quindi noi, ecco, non dobbiamo dargli la vinta. Quindi io mi metto nei panni adesso di chi insegue. Mi è capitato di farlo, un campionato a Pordenone vinto che era a meno 5-7 giornate dalla fine. E ho avuto la possibilità di rimontare e addirittura vincere il campionato all'ultima giornata. Quindi non bisogna dargli la vinta. La Nusia è una buona squadra, però come ho detto prima, noi pensiamo partita dopo partita, a mettere più punti in tasca e poi vedremo dove saremo. Sicuramente, ecco, cerco di mettere in campo le mie caratteristiche, che sono, ecco, principalmente quelle da marcatore, ovvio. Poi se riesco a spingere bene, però come diceva a me un mio vecchio compagno di squadra, per i difensori le partite devono finire 0-0. Se il difensore finisce 0-0 ha vinto la partita, come si dice. Poi dopo, per farlo c'è sempre tempo, ci sono quelli lì davanti e ringraziando Dio noi ce l'abbiamo anche bravi, quindi ben venga che ci pensino loro. Come ho detto prima, è il momento di compattarsi e di remare tutti dalla stessa parte, perché poi l'obiettivo finale è quello che tutti vogliamo, sia chi guarda la partita che noi che siamo lì in mezzo al campo, a partire, ecco, dallo staff, il presidente e tutti quanti, perché alla fine è quello che vogliamo. Sicuramente, ecco, venire in una realtà come Avellino e vedere uno spettacolo del genere, sia qui allo stadio che lì al Palla del Mauro, è una bella sensazione, sicuramente me la sto godendo come è giusto che sia e voglio godermela fino alla fine, perché non oso immaginare cosa sia festeggiare lì sotto a fine anno, quindi il desiderio c'è, la speranza anche, quindi non voglio, diciamo, voglio lottarmela fino alla fine.